Sì, hanno firmato finalmente l'accordo collettivo, che praticamente era quello di 6 mesi prima e di 2 settimane fa, che l'asso calciatore aveva già proposto, però la Lega non gli andava bene, invece adesso gli va bene. Quindi non so cosa sia cambiato, non mi sembra niente, però probabilmente la dimostrazione è quella che l'accordo collettivo era giusto da firmare. Poi, secondo me ci hanno molto strumentalizzato il calciatore viziato e guadagna tanto, ci hanno buttato dentro il contributo di solidarietà che poi per ora non è entrato nella manovra, quindi secondo me c'erano degli interessi, degli altri interessi sotto, ecco. Il contributo, l'articolo 7 c'entrava poco, cioè per noi è importantissimo, ma per le società secondo me c'entrava poco. Meno male che si gioca perché anche noi abbiamo voglia di giocare, avevamo già voglia di giocare, l'avevamo già dimostrato e quindi siamo contenti di iniziare perché comunque dai primi di luglio che si lavora per preparare la prima partita e il campionato. Quindi siamo arrivati al dunque, iniziamo con una partita comunque dai da prendere con le molle perché il Catania è da tanti anni che fa bene, poi in casa loro è sempre una squadra bella tosta, anche loro hanno cambiato qualcosa, però sarà un campo difficile come è sempre stato in questi anni. Sono arrivati dei giocatori validi, dei giocatori importanti, un allenatore preparato e voglioso di iniziare quanto noi. Però insomma, scontrarsi con le grandi squadre è sempre più difficile, quindi sarà un campionato in cui ci sarà anche da soffrire e bisogna essere pronti a farlo, iniziando dagli allenamenti. Ogni campionato credo che abbia una sua storia, perché per dire l'anno scorso in Serie A è retrocessa la Sampdoria che aveva iniziato con i preliminari di Champions, aveva fatto degli anni alla grande, quindi ogni campionato ha le sue insidie, ha i suoi momenti delicati. E ripeto, per noi ogni domenica dovrà essere la partita della vita, dove dovremo mettere in campo tutta la nostra grinta, la nostra corsa, la nostra voglia di fare risultato, perché la Serie A è diversa, è più dura, ogni piccolo errore ti può fregare, perché ci sono giocatori e squadre formate da campioni, quindi sarà più dura di sicuro, molto più dura. Bisogna esserne subito consapevoli. Di sicuro saremo fra gli ultimi perché così, perché siamo il Siena, veniamo dalla Serie B e siamo una piccola realtà ed è giusto essere laggiù nella griglia. Bisogna essere bravi noi, piano piano a risalirla e far vedere di essere una squadra competitiva, di meritare di rimanere in Serie A e magari fare anche delle buone cose. Abbiamo lavorato bene, mi sembra che il gruppo si sia amalgamato in maniera giusta, poi è sempre a partita vera e il rettangolo di gioco che dirà se siamo stati bravi a lavorare e se siamo pronti a questo campionato. Ora viene il momento più difficile, perché comunque il mister deve fare delle scelte, qualcuno di noi sarà meno contento, però bisogna continuare a lavorare in maniera giusta, essere tutti pronti, perché basta poco e cambiano gli equilibri, magari c'è bisogno di tutti noi, quindi se siamo
adesso non so neanche quanti siamo in rosa, però faccio per dire se siamo 30, è giusto che tutti e 30 lavoriamo al 110% per cercare di mettere in difficoltà il mister e allo stesso tempo farsi trovare pronto, perché in un campionato comunque poi, lo dicono i numeri, c'è sempre bisogno di tutti i giocatori e quindi se siamo pronti è meglio per tutti iniziare dal mister che può avere varie soluzioni. I tifosi ci hanno sempre aiutato, sempre stati vicino alla squadra, quindi ci fa piacere che in tanti vengano allo stadio e poi anche loro saranno bravi a capire quando c'è più bisogno di un aiuto che di un urlo, ma quello negli anni credo che siano maturate tanto e insomma il tifoso del Siena è un tifoso intelligente che sa il fatto suo e sa capire le situazioni dell'anno e della squadra. Sì, io penso sempre partita per partita, perché sennò ci perdiamo troppa energia per altro e secondo me è giusto preparare la partita di domenica e cercare di fare il massimo a Catania e portare a casa più punti possibile. Se ci facciamo la testa prima, che pensiamo troppo alla partita, quella dopo ancora, secondo me è inutile. Tanto bisogna preparare una squadra per volta e pensare esclusivamente a quella, perché sennò poi non lavori, credo, con la testa giusta e se non c'è la testa anche il fisico poi ne risente, non va bene. Non andremo a Catania per fare un catenaccio, perché il catenaccio non ti porta da nessuna parte. È giusto sapersi difendere con più uomini possibili e coprire bene gli spazi di tutto il campo, però saper ripartire anche e cercare di far male con tanti uomini, perché lasciare anche solo i due attaccanti da soli diventa troppo difficile. Quindi bisognerà essere bravi, ti ripeto, a difendersi nella maniera giusta, ma sapere anche attaccare e creare problemi a loro.